Teledurruti e Antonio Rezza, con un meraviglioso berretto come Marcello Mastroianni nel film I Girasoli. Questa sera, oggi è il 9 dicembre, al Teatro Vascello di Roma, via Andrea Busilivicci. Questa sera al Teatro Vascello torna Antonio Rezza con Anelante di Antonio Rezza e Faia Mastretta. Cos'è, Antonio? È un participio. Sì, ma è un divenire, rispetto a un combattimento che continua. L'ultimo come si intitolava? Fratto X. E prima ancora 7, 14, 21 e 28. E all'inizio di tutto c'era invece Pitecus. Dimmi. Che vuoi sapere? Voglio sapere. Posso rispondere? Intanto puoi rispondere. Pronto? Chi parla? Ah sì, un attimo, mi puoi chiamare tra 5 minuti perché sto facendo un'intervista. 5 minuti di orologio, grazie, ciao. Questo va tutto in diretta, pure va tutto in diretta, ma gli affari miei. Cosa c'è dentro in questo nuovo che mi è stato descritto come una sorta di summa? No, vabbè, del non tuo è lavoro. Sia, non è stato detto no. Straordinario. È come vabbè, se... che è straordinario, quello è il cliché. No, straordinario sei tu, diciamo, no, un pezzo unico. No, noi siamo in due a essere straordinari. Sì, tu e Flavia Mastrella, che non, la responsabile dell'habitat. Non sarei nello spazio, quindi... Che devo dirti? È sicuramente straordinario, se è migliore degli altri non lo so. No, migliore, diciamo che è quasi sinfonico questo. Vabbè, certo, uno aumenta l'esperienza, quindi è ancora più pericoloso. L'esperienza corrompe, noi cerchiamo di difenderci dall'esperienza, sappiamo fare i ritmi, però non basta quello e quindi ci complichiamo la vita per arrivare a un risultato migliore. C'è un protagonista e poi ci sono anche, accanto a Ivan Bellavista, ci stanno anche degli altri. Altre tre persone, sì, è una produzione ricca, perché noi siamo ricchi dentro. Insomma, il tuo Ben-Hur, diciamo. Vabbè, Ben-Hur, noi vorremmo fare... Cioè, noi non ci fanno diventare miliardari, perché il nostro potere poi divulgativo diventerebbe... Noi faremmo spettacoli con 50-60 persone, però bisogna essere ricchi, non chiedendo soldi allo Stato. Quindi bisogna... L'umanità deve augurarsi la nostra ricchezza, perché faremo delle cose sempre più collettive. Allora, riepiloghiamo quindi. Al Teatro Vascello di Roma, a Monteverde Vecchio, in via Giacinto Carini, dal 9 dicembre al 17 gennaio. Antonio Rezza. Grazie. Con Anelante. Antonio Rezza, Faia Mastrella e con tutti gli altri. Grazie. Buono. Perfetto. Va integrale, no? Va integrale. Non tagliare niente, che sarebbe un peccato. Ma dai, scherzando. A posto. Teledurruti. Grazie a voi. Grazie.